vicinanza e considerazione della Procura nei confronti di questo ufficio che ho l'onore di dirigere. Ringrazio il dottor Conti, vicepastore Conti, che rappresenta il direttore della prima zona Polizia di Frontiera Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, il vice dirigente, il sostituto commissario Lanzillotta e l'ispettore superiore Iori, comandante della squadra di Polizia Giudiziaria. Allora, abbiamo convocato questa conferenza stampa per la cooperazione con la controparte francese, che si sta sviluppando sempre di più sotto tutte le sue declinazioni possibili e quindi attraverso accordi di livello nazionale, ma anche accordi di livello locale, procedure operative che hanno dato la loro massima espressione nell'ambito della polizia giudiziaria. E quindi a questo punto cederei la parola al signor procuratore, che ringrazio della sua presenza. La mia presenza si giustifica in primis già l'anno scorso ero stato presente a illustrare quello che è il bilancio annuale dell'attività della Polizia di Frontiera, perché la Polizia di Frontiera di Ventimiglia per la Procura di Imperia costituisce uno degli uffici con cui ci si relaziona di più, perché ovviamente è uno degli uffici che deve sopportare il maggior carico di lavoro. Il dirigente Santa Croce vi ha illustrato il numero degli arrestati, 193 arrestati, sono un numero che viene gestito tendenzialmente da uffici che sono tipo la Procura di Genova o uffici simili, quindi comportano un lavoro non solo per l'ufficio di polizia giudiziaria ma anche per la Procura della Repubblica, che non è un lavoro da poco, perché ovviamente la struttura non è una struttura che diciamo è molto più ridimensionata rispetto a quella di un capoluogo. Però io ci tenevo di essere qui presente perché a fronte di un'attività, diciamo così, di carattere anche amministrativo, di sicurezza, di controllo del territorio che fa la Polizia di Frontiera, dovevo evidenziare oggi come la Polizia di Frontiera riesca, pur essendo impegnata in tutte queste attività, a fare anche attività di polizia giudiziaria, che non è un'attività di polizia giudiziaria da poco, perché sono attività di polizia giudiziaria complesse, articolate, come quella insomma che ha consentito stamattina